Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing che avete scelto voi nella community. E quindi oggi scartiamo insieme questo fantastico pack di Zoom Zoom. All'interno, come potete vedere, ci sono ben 14 pezzi, tra cui personaggini, Zoom Zoom e accessori. All'interno troveremo Dumbo e un accessorio, sembrerebbe una macchina fotografica, Minnie e il suo fiocco, Winnie Pooh e il suo vasetto di miele, lo stregatto con un alberello, poi abbiamo Topolino, Stitch, Minou, Figaro, Cenerentola ed infine Olaf. E giustamente qua incominciano a tagliare l'erba, mi sembra giusto. Sul retro della scatola ritroviamo lo stesso artwork, alcune informazioni. È un prodotto Jax Pacific e questo playset, ragazzi, l'avevo acquistato da Argos, se non sbaglio, a Londra, a un prezzo veramente stracciato. Ora tiro fuori tutti i personaggini dalla scatola così li scopriamo insieme. E che dire, ragazzi, ricordatevi di lasciare i vostri commenti inerenti a questo video, ovviamente se vi va, sul mio profilo Instagram. Potete seguirmi su Instagram e mi trovate come franci.pinkvanilla86. Mi raccomando, vi aspetto lì. Ok, vediamo un po' cosa c'è dentro questa scatola. Questo è il blisterino. Ah, ok, vedete ragazzi, alcuni zoom zoom, quindi quelli senza accessorio. Oddio, adesso non riesco a farvelo vedere. Sono micro, sono mignon. Adesso li tiro fuori da questa scatolina, così li vediamo da più Ok, vicino. ragazzi, questo è il contenuto della scatola. Solo i personaggini che arrivano con l'accessorio sono li troviamo all'interno di queste bustine di plastica, mentre gli altri sono così volanti, diciamo. Quindi, tre personaggini small, mini mini, sono Cinderella, Cenerentola. Vediamo se riesco a farvela vedere bene. È stampata piuttosto bene. Guardate i suoi capelli, sono raccolti in uno chignon alla frangetta, un cerchietto azzurro, ha anche degli orecchini azzurri e questo è il suo vestitino, è veramente piccolissima. Poi abbiamo Olaf, ha un visino veramente molto simpatico, sorride, ha il dentone sporgente, il suo nasino carota, molto carino anche lui, stampato molto bene. E poi abbiamo Figaro, il gattino di Pinocchio, anche lui stampato molto bene. Guardate anche le guanciotte rosa, è carinissimo. Qui abbiamo gli altri tre personaggini più grandi che però arrivano senza accessori, quindi abbiamo Minou degli Aristogatti, occhioni azzurri, guardate che carino, il suo fiocchetto è stampato veramente molto molto bene, non hanno difetti, come potete vedere forse qui ha sbavato un po' il colore del suo collare sulla sua schiena, sul suo dorso, però nulla di che. Qua ci sono le sue zampotte, il codino. È veramente adorabile anche lei. Poi abbiamo Stitch, che è uno dei miei personaggi preferiti. Stampato bene anche lui, colori super brillanti, il visino è dolcissimo. E poi abbiamo Topolino, anche lui ha qui sul viso una piccola macchietta, ma penso che poi alla fine riuscirò a farla andare via. Stampato molto bene anche lui, dipinto altrettanto bene. Eccolo. E adesso ci occupiamo dei personaggini che invece arrivano con il loro accessorio. Mi stavo dimenticando che all'interno della scatola comunque ho trovato questa checklist. Sono dei Zoom Zoom della serie 1 e possiamo trovarli anche su eBay, penso, in questi pack da 3. Quindi possiamo trovare Figaro, lo stregatto, Sebastian, guardate, veramente adorabile. Vediamo se riesco a metterlo a fuoco, super super carino. Poi abbiamo Topolino, Dumbo, Lucky, Stitch, Minnie, Chip, Winnie the Pooh, Perry. Ne abbiamo veramente un sacco, guardate. Questa collezione è veramente molto molto carina. Guardate che carino, anche Pimpy. Carinissimi. E ok, adesso andiamo ad estrarre gli altri personaggini da questi blister senza forbici, portate pazienza. Comunque stavo guardando sulla scatola che volendo poi possiamo comporre dei tris, dopo vi faccio vedere, con tutti i personaggini diversi appunto. Quindi ecco qui la dolcissima Minnie, devo dire che è veramente adorabile. Il suo fiocchetto è rosso con questi pois che in realtà dovrebbero essere bianchi, ma qui sono rosa. Il vestitino è rosso con pois sempre sul rosa.
questo è il suo codino e questo è il suo fiocchetto che ecco, in questo caso i pois sono bianchi. Lei in teoria va posizionata sopra il suo fiocchetto, guardate, no vabbè, è adorabile ragazze, quindi questo è il davanti e questo è il retro, super super carina. Poi mi raccomando, ricordatevi di farmi sapere, vediamo se si regge. Ok, no, mi raccomando, ricordatevi di farmi sapere qual è il vostro personaggino preferito. Qui abbiamo Winnie the Pooh con il suo vasetto di miele. Io faccio tutto con le unghie stamattina perché non ho le forbici a portata di mano, portate pazienza. Ok, questo è il tappo del vasetto di miele e adesso cerchiamo di recuperare Winnie the Pooh che è rimasto incastrato dentro questo sacchettino di plastica. Oh che carino, guardate, veramente molto molto carino, è più lucido rispetto agli altri personaggi, non so se riuscite a notarlo, il suo visino non presenta nessun difetto, è praticamente perfetto. Questo è il suo vestitino sull'arancione, non è neanche un rosso in realtà, ha le guanciotte rosa. E questo è il vasetto di miele che è in fucsia, qua c'è un piccolo difettuccio, non so se riuscite a notarlo. Qua dietro c'è scritto Honey, il miele che cola, quindi dovrebbe andare così lui all'interno del vasetto. Poi mettiamo il tappino. Adorabile ragazze, veramente molto carino anche lui. Passiamo ora allo stregatto che è uno dei personaggi che amo di più, guardate che espressione, no vabbè, ha un sorriso a 3500 denti, meraviglioso ragazze, i colori sono super brillanti, guardate, è fatto veramente molto molto bene. Qui abbiamo il suo codino, le zampette. Adesso tiriamo fuori anche tutte le altre cose, ok, queste da montare. Praticamente abbiamo il tronco dell'albero e da questa parte le foglie. L'albero è un po' spettrale, guardate che colori, molto belli comunque. Questo è un blu verde petrolio, un colore molto scuro. E qui abbiamo i nostri pezzi di cespuglio che adesso con tanta pazienza tiro fuori. Ecco qui, stampati molto bene. Questi sono fatti in plastica dura, mentre i Tsum Tsum rimangono leggermente morbidini. Ecco qui la figure completa, devo dire che è veramente fantastica, meravigliosa, guardate. Quindi abbiamo il nostro stregatto che sbuca fuori da questo albero spettrale, penso che sia uno dei miei preferiti ragazzi a questo punto, quindi adesso lo vado a mettere da qualche parte, vediamo qua a fianco a Winnie the Pooh. E adesso ci occupiamo dell'ultimo che è Dumbo insieme a questa macchina fotografica. Eccoci qui ragazzi, quindi questa è la macchina fotografica che in realtà non è stampata proprio bene, qua ci sono, non so se riuscite a vederlo, delle macchie sul lucido, comunque non è omogenea qui la colorazione, la pittura diciamo. Comunque eccola qui e poi abbiamo il nostro Dumbino. Carino, ma devo dire che per esempio a mio parere un Winnie the Pooh o Minou hanno delle espressioni un po' più carucce. Questo secondo me ha gli occhietti troppo vicini, non lo so, questa proboscide non è il massimo della vita. E comunque il concetto è questo, abbiamo un Dumbo che sta volando e porta con sé questa macchina fotografica. Anche qua ragazzi non capisco il nesso, cioè illuminatemi, perché Dumbo ha una macchina fotografica, il suo accessorio non poteva essere, che ne so, per esempio la famosa piuma? Boh, non lo so. Comunque ecco qui ragazze, a questo punto provo a comporre il playset come ci mostra la scatola. Adesso non so se riesco a farvelo vedere. Qua vedete, hanno messo insieme tutti i Tsum Tsum e gli accessori per comporre tipo tre playset, chiamiamoli così. Vediamo da dove cominciare. Dunque abbiamo una Minou, ok, poi abbiamo una Minnie col suo fiocchetto che possiamo posizionare così, adorabile, ed infine possiamo mettere Cenerento qua sopra Minnie, magari senza distruggere tutta questa piccola piramide. Ok, questo è il primo playset, chiamiamolo così, almeno occupano anche meno spazio ragazzi, guardate che carino, un totem di Tsum Tsum Disney, meraviglioso. Poi abbiamo, dunque aspettate che sto guardando l'immagine, allora Topolino, sopra Topolino possiamo posizionare l'albero con lo stregatto ed infine sui due cespuglietti possiamo posizionare per esempio, oddio aspettate, Olaf, vediamo se riesco
posizionarlo, ecco, in questo modo, e Figaro, però crolla giù tutto. Aspettate, ragazze, ci vuole un po' di pazienza. Intanto Cinderella si è lanciata nel vuoto, ok. Qua giochiamo a fare gli equilibristi, speriamo che non crolla giù tutto. E infine abbiamo quest'altra composizione, chiamiamola così. Quindi abbiamo Winnie the Pooh col suo vasetto sopra Winnie the Pooh. No! Ok, ragazze, ce la posso fare. Quindi stavo dicendo, abbiamo Winnie the Pooh sopra Winnie the Pooh, dovremmo mettere Stitch, sicuramente il tappo del vasetto di miele è meglio toglierlo, ecco, appunto. E sopra Stitch possiamo posizionare la macchina fotografica con Dumbo. Questo è il risultato, ragazze. Adesso lo sposto vicino agli altri così li vediamo Eccoli qui insieme. tutti insieme. Devo dire che queste composizioni non mi dispiacciono. La mia preferita è sicuramente quella di Topolino, di Mickey Mouse, Stregatto, Figaro e Olaf. Mi piacciono un sacco i personaggi, mi piace un sacco l'alberello su cui appunto poi si possono posizionare gli altri due mini Tsum Tsum. Però devo dire che anche Minou, Minnie e Cinderella sono molto molto carini. Qua quello che secondo me non è il massimo della vita è Dumbo, che a mio avviso, come vi dicevo prima, non è stampato molto bene. La macchina fotografica non lo so, ragazze. Comunque, questo è il contenuto della Tsum Tsum Pack da 14 pezzi. Devo dire che non mi è dispiaciuto affatto, anzi, molto molto carino. E come vi dicevo all'inizio, l'ho pagato veramente pochissimo. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Non vi dico più qui giù nei commenti, perché ormai non è più possibile. Ma su Instagram, ragazzi, mi raccomando, vi aspetto lì. Io vi auguro una buona giornata, vi mando un bacione grandissimo e come al solito vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!